Mi svegliai quella mattina con una malinconia particolare. La scuola era finita e in famiglia ci preparavamo per le vacanze, per la prima volta senza il nonno. Se n'era volato via, da solo, tra le nuvole. Andai a casa sua e salii a rifugiarmi di nascosto in soffitta. Amavo quel posto. Mi piaceva cercare tra le sue cose e immaginare la sua vita da bambino. E scoprì che tutto ciò che aveva posseduto sapeva raccontarmi quel che non fece in tempo a dirmi. Quando mio padre si sposò con mia madre, organizzò un matrimonio che ad Ancona mica ce n'erano così. Il matrimonio, però, già dai primi giorni, fu investito dal terrore della guerra. E poi arrivai io. Dopo che la guerra finì, in Italia si sentì l'urgenza comune di tornare a una vita serena. E ci riuscimmo, con forza e con dolore. Imparammo di nuovo a sperare in un futuro, sui passi del rock and roll e dei primi balli americani. Sentimmo che potevamo ricominciare. Il sostegno del Papa Buono e la futuristica possibilità di portare l'uomo sulla Luna furono eventi capaci di alimentare i nostri sogni. Avevo 7 anni. E non me lo posso scordare quel giorno d'estate. Il cielo si abbuiò proprio mentre una gara stava iniziando. Una gara speciale. C'era mio padre in pista per la prima volta nella sua vita. Era riuscito a coronare il suo sogno e quel giorno era lì a competere con i campioni, quelli degli album delle figurine da incollare con la coccoina. Questi piloti sembravano indifferenti al loro futuro, alla vita, alla morte. E questa indifferenza era la principale caratteristica della loro natura. In fondo, avevano vinto la partita più importante, quella della guerra. Quindi sfidare curve, salite e discese alla massima velocità non era ritenuto poi così rischioso. La velocità ce l'avevano nel sangue, come un sogno atavico del volo. Erano incoscienti, ma proprio per questo considerati degli eroi.